Ciao ragazzi e bentornati alla Locanda Nascosta, luogo in cui cazzeggiamo, giochiamo a D&D e stasera andiamo in live. Mi smuto per i miei giocatori, eccoli qui. Buonasera ragazzi, siete live. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, ricominciamo da dove ci eravamo fermati, ma prima qualche comunicazione di servizio. Primo, sul canale YouTube La Locanda Nascosta sono online i primi quattro episodi del riassuntone della campagna. I prossimi, quinto e sesto, o solo quinto, dipende, lo devo ancora registrare, sarà l'ultimo o gli ultimi. Andranno poi fino al primo episodio live che abbiamo registrato, che poi sarà caricato man mano su YouTube. Vi ricordo che giochiamo alla quinta edizione di D&D. Che giochiamo alle campagne ufficiali di Waterdeep, il furto dei dragoni, e la successiva, il dungeon del mago folle. Sono due campagne, due avventure strettamente legate. Vi ricordo anche che sono state molto, molto personalizzate sia da me come master, sia dal gruppo, nel senso che seguendo le scelte del gruppo ho anche splittato il gruppo in due, c'è cioè un gruppo che adesso è più incentrato sul sottomonte e uno più di superficie. Stasera giochiamo con il gruppo di sottomonte, Salvatore che sarebbe Engivook e Gianmarco o Gianni che sarebbe Gilgalad. Credo di aver concluso tutte le comunicazioni di servizio, quindi facciamo un piccolo riassuntino riguardo a dove eravate rimasti. L'altra volta Gilgalad, Engivook e Jalester, che è il loro nuovo compagno di gruppo, hanno incontrato la Lord Svelata di Waterdeep, l'Aerel Silverhand. È stata una discussione, o meglio, un incontro molto importante per tutti loro. E durante l'incontro Engivook è stato un po', come dire, messo sotto lo scanner della Lord Svelata, che diciamo non si è comunque ben capito se ella si fidi o meno di Engivook. Fatto sta che insieme all'aiuto di Gil'galad e di Jalester ha avuto comunque la fiducia tanto perché gli sia stata richiesta una missione di andare nel sottomonte a fare qualcosa con un oggetto che dovranno nascondere al meglio delle loro possibilità in uno dei livelli di sottomonte. Engivook non sa questo oggetto che cos'è e gli è stato presentato insomma questa missione. Lui, d'altro canto, oltre a indagare un po' se stesso e come dire l'area ha fatto una bella passeggiata nella testa di Engivook, che se, penso se lo ricordi bene, è riuscito anche a, come dire, a strappare una quasi promessa alla Lord Svelata che riguarda il rapporto tra lei stessa e Jarlax, il suo capo al Bregandart. Gil'galad e Ryu, il suo drago, sono rimasti un po', diciamo, scettici da tutto quello che ha detto Engivook. Già lo erano prima, lo sono stati anche al netto dell'incontro. Tuttavia, dopo l'incontro, quando gli è stata data la missione e dovranno viaggiare nel sottomonte, Gil'galad e Ryu hanno parlato con Engivook a lungo nelle terme. È stata una discussione molto interessante che li ha visti un po' aprirsi a vicenda, soprattutto Engivook nei confronti dei secondi. E diciamo che non si è creato un rapporto di fiducia, però probabilmente si è messa la prima pietra. Poi, come andranno le cose, potrà diventare un muro bello solido oppure essere sgretolato in 2 secondi. Diciamo, ovviamente. Il risultato non è mai univoco su D&D, quindi potrà andare in tutti i modi. E ci eravamo lasciati nel momento in cui avevate concluso la vostra serata alle terme. Jalester vi aveva suggerito di riposare e poi di partire l'indomani, e avete l'appuntamento con lui. Quantomeno a colazione, insomma, per il primo pranzo della giornata, per il primo pasto della giornata.
A Dengiwook è stato anche assicurato che gli sarà concessa, diciamo, quantomeno l'annullamento del mandato di cattura qualora il gruppo si riveli essere di successo per la missione che gli ha dato la Lord Svelata. Quindi, consideriamo che la notte è passata, vi siete riposati, rilassati, lavati di tutto, sia dello sporco, sia di alcuni pensieri, vista la discussione tra voi. Avete avuto una notte molto calma, avete dormito entrambi nel palazzo. A Dengiuk è stata assegnata una camera temporanea nelle vicinanze di quella di Gilgalad. Se Addirittura. qualcuno di voi vuole fare qualcosa prima di andare a letto o durante la notte, lo dica ora, altrimenti considero che arriviamo alla mattina successiva. Faccia per Io sempre. Voglio chiedere a Jalester e a Jill se nel palazzo c'è qualcuno che mi può dare una mano per il braccio, per quello che mi sta succedendo al braccio. Prima di partire nel sottomonte, se può farci qualcosa qualcuno. Ok, Ma quindi potevi chiederlo alla Lord Svelata, no? Allora svelato ormai non è Brava, più raggiungibile. non mi sembrava il caso di avanzare ulteriori richieste, Vabbè, data la io mia ti posizione. dico, boh, non ho idea, sinceramente. Ho visto solo dei paggetti qui. Non penso che nessuno di loro abbia doti simili. Se qualcuno viene qui a palazzo con dei danni, delle ferite da necromanzia, che cosa ne fate? Come li curate? Io non ho idea. Già, Lester, tu conosci qualcuno qui? Non vorrei essere costretto ad amputarmi il braccio durante la nostra discesa nel sottomonte. Il guerriero ti guarda no, non indifferente, ma diciamo senza trasporto ne nello sguardo. Qui a palazzo non conosco nessuno. Avrei potuto aiutarti con più calma in città, ma visto lo stato della cattura che ti riguarda e il lavoro che siamo per accingerci a fare, direi proprio che non è il caso. Ma sei sicuro che Niente. perdi il braccio? No, non lo so, E sinceramente. allora? Non ho mai visto un potere del genere, né ho mai subito danni del genere. Spero a questo punto che per quando usciremo dal sottomonte il mio braccio sia ancora attaccato al corpo. Nico, io vedo se il bra... cioè, a parole mie. Il braccio, mi ricordo che è Niu che è stato colpito qua. Sulla spalla Sulla più o spalla, meno, la clavicola, esatto. dov'era? Ecco. Hai detto che lo schifo si stava propagando, che si vedevano le diramazioni nere. Sì. Sono arrivate anche in un punto visibile o sono coperte dai vestiti? Diciamo che sono per la maggior parte coperta dai vestiti, ce n'è proprio una piccolissima parte visibile sul collo, cioè dall'inizio del collo, quindi quello sta salendo dalla clavicola e sta cominciando, però è No, davvero ora è proprio quasi zero. era per dire, è giusto fare un ragionamento del tipo la Lord Svelata quando ti ha preso le mani, ti ha fatto fare il giuramento, quando si è avvicinata a te, sarebbe stata in grado di vedere la tua ferita ed eventualmente intervenire se fosse stata pericolosa. A chi lo stai chiedendo questo?
te lo sto chiedendo. A me, cioè, master. Sì, è abbastanza visibile o sarebbe comunque una dichiarazione stupida da fare? No, visibile, così visibile, no. Ok, no, sto zitto, non dico niente. Sei destinato a perdere un braccio in D-Book. Grazie, Gil. Mi rincuori come rincuori tu nessuno qui in Waterdeep, in tutta Waterdeep. Guarda che mi serviranno entrambe le braccia. Ma no, guarda, io vado a dormire. Se domani il braccio è ancora attaccato, siamo fuori di un pensiero almeno. Sicuramente, non credo che si sta espandendo, sì, ma molto lentamente, quindi e allora? Dormirò ancora sereno, è più un pensiero che per l'avventura che dobbiamo affrontare durante, ma se anche dovessi avere un qualche fastidio, qualcosa che mi impedisse di usare il braccio come voglio, potrebbe essere un problema. Comunque andiamo a dormire adesso, va bene. Ryu si mette subito acciambellato vicino al fuoco a sonnecchiare nella stanza. Jalester si congeda e se ne va nella sua. E Angibuk, tu rimani da solo nella tua. Gil-galad rimani da solo con Ryu, che ben presto senti la sua presenza costante nella tua mente farsi molto più placida, segno che si è addormentato. Io mando, prima di addormentarmi, mando un messaggio a Wanda. Ok. Dicendole che per un po', per ovvi motivi, per un po' non potrò essere in giro liberamente, però non ti preoccupare, parto per una missione. E le dico di stare quanto più al sicuro possibile, okay, durante la mia assenza. Quindi concetto è quello, più o meno, parafrasiamo per far entrare le 25 parole. No. Sì, ok, quindi l'avvisi del fatto che per un po' di tempo non potrai farti vedere in città e che stai partendo, cioè l'avvisi che stai partendo per una missione, giusto? Sì, parto per una missione. Dici il dove? No, non dico dove. Ok. Ma poi se me lo chiederei, poi si vede. Parto per una missione e resta al sicuro durante la mia assenza. Ok. D'accordo. Poi vabbè, se non dovesse rispondere, tanto io voglio sfruttare i due messaggi, sì, prima di andare a dormire, semplicemente se tutto va bene, riuscirò a far cadere le accuse su di me. Ok. Passo. D'accordo. È molto tardi e non ricevi risposta, non sai se perché Wanda o non aveva voglia o era assonnata e non ha fatto in tempo a cogliere il ritorno, diciamo, di magia. Sicuramente il messaggio è arrivato. A proposito, okay, di messaggi, Jill, tu nella tua stanza stai per assopirti, senti il crepitare del fuoco, la presenza di Ryu sul lato della tua mente che è placida, assopita, e a un certo punto senti una voce più squillante del solito nella tua testa, dopo una o due sere che non ti contattava. Oh, meno male. È la voce di Lucille. Ehi, Jill! Qui sono cambiate tante cose. Ho incontrato varie volte il Lord di Baldur's Gate. Credo che si stia muovendo qualcosa nell'alleanza dei Lord. Tu ne sai qualcosa?
Io mi ringalluzzisco perché comunque ero sul dormiveglia, stavo proprio Sì. per partire. Le dico alla buonora, dovevi farti sentire tutte le sere, hai detto. Anche qui qualcosa si sta muovendo. Uno dei lord dovrebbe essere morto. Ok, chiudi così il messaggio. Sì. Ok. Losil ti risponde, cioè senti proprio un'ondata di stupore e paura. Che intendi che un membro dell'Alleanza dei Lord è morto? È morto all'Areal? Non ne sapevo niente. Io ho parlato con il Pugno di Fiamma. Ulder. E anzi, le cose sembravano essere positive. Credo che presto si riuniranno per riallacciare i rapporti con noi. Cosa intendi che... E si conclude il messaggio. Esattamente, le parole sono finite. Ci penso un attimo a come riassumere tutto. Le dico, ho incontrato l'Areal e anche lei ha dato disponibilità a riallacciare i rapporti a casa. Uno dei lord è stato ucciso. E credo che questo abbia messo in moto qualcosa di grosso. Ok, dopo un po' ricevi un'altra risposta, stavolta dopo passano una decina di minuti in realtà, dopo la tua risposta. E la voce di Lucille sembra un po' più calma. Questo è l'ultimo messaggio che posso inviarti oggi. Credo tu abbia bevuto, perché non è morto alcun lord, ho chiesto in giro. Non so a chi tu ti stia riferendo, Jill. Confondendo. Sì. Comunque, non ho potuto inviarti tanti messaggi, la mia magia è limitata. Ti contatto domani, così ti spiegherò quello che... Ok. Però Allora, puoi rispondere. gli svegliori. Allora, chiedo conferma io. Lo svegli? Certo che lo sbaglio. Senti un ringhio? Mi sveglio? Senti uno No, sbuffo ma dal naso. il tizio coso, quello che abbiamo ucciso in taverna, non era parte dell'Alleanza dei Lord? Ma non dovevamo riposare, Jill. Alleanza. Sì, ma lui... Vedi che Ryu si scrolla un attimo come se non stesse capendo niente, quindi deve un attimo. Di chi stai parlando? Coso, quello... Aspetta, è Schino. passato un giorno, Ryu. Lui. Beh, che cosa c'entra con l'area e con i Lord? Ok, mi sa che mi sono confuso allora. A Comunque, quanto ho mi ha chiamato... capito, Schimo è il capo di questi Zunzi. Gente, è un predone del fato, è vero. Predone, sì. Puoi dormire adesso, scusa. Non ti Comunque mi ha. risponde Aspetta, nemmeno, si gira e. aspetta. Ok, scusa, scusa. Però guarda che mi ha contattato Lucille. Lucille, sì. Che è Non a ci Baldur's sentiranno. Gate. Fin qua, hai visto? Siamo allineati. Sì. Però non ci sentivamo da un po'. Ero un po' preoccupato. Sta bene comunque. Sì, l'hai sentita bene. E Ryu
quando parli di Lucille si, insomma, si riscuote un po'. Ah, almeno una buona notizia. Adesso puoi dormire più tranquilla, hai visto? Ti ho fatto svegliare per farti dormire meglio. Prego. Ringrazia che la mia lingua è ben educata. Si gira e si mette sulle zampe a dormire di nuovo. Rispondo a Lucille, le No, ormai è passato dico. tempo, non puoi rispondere più. O rispondi lì per lì, o la finestrella si chiude. Ok, e allora si è chiusa. Ci Si è chiusa. provo, mi rendo conto, non essendo io comunque una persona avvezza alle arti arcane, Sì, che stai parlando a te stesso. che non si può fare. Ecco, Sì. e allora quando mi rendo conto mi. Risvegliandoti un'altra volta. Esatto. Per Scusati, suoi ma mi puoi cazzi. dire che come... Esatto. No, però seriamente adesso mi rendo conto che non ce la faccio. Vabbè, mi giro, mi copro. Cioè, o tu o lui, è proprio... Mentre lui rientra con calma, che cosa aveva detto? Io avevo detto, Gille niente, io avevo detto che usavo la pergamena dell'inviare, No, che mi aveva intendo, io detto. sono caduto quando lui si è infagottato, basta, aveva detto che andava a Ah dormire. no, sei in pagoda, sì, andava a dormire. Ok. Anche io ho chiesto di usare la pergamena di inviare che mi aveva dato già l'Ax. Ok. Anche, ripeto, anche se volevo conservarmela, però penso che sia importante fargli sapere un paio di cosette. Quindi gli invio un messaggio, gli scrivo questo messaggio. Gli scrivo: sono stato dalla Lord Svelata. Adesso devo andare in una. Mi ha affidato una missione per dimostrarle la mia. Il mio valore e il valore del Bregantart. Quindi ci vado. E lo informo che ha comunque accettato Mi di vedete? ascoltarlo, Sì. di ascoltare cosa Sofa. da proporle. E quindi gli dico, spero di rivederti presto. Giocatela bene con l'Aeral. Ok, quindi lo avverti che intanto stai partendo, che hai racimolato una promessa parte l'Aerial con un incontro e che vai, insomma. Sì. A lui glielo dico che vado al sottomondo. Ok, d'accordo. Va bene. Quindi, finiti tutti i messaggi mentali e le cose da sistemare, vi addormentate. La preghierina? Cosa? La preghierina prima di andare a La dormire? La preghierina? pregherina, decidete voi a La chi. preghierina. La pregherina, decidete voi a chi farla. Sono un uomo di scienza, io la Infatti. faccio alla nitroglicerina, la faccio la preghierina. Santa nitroglicerina. Scoppia per bene. Vi svegliate ed è una mattina molto, molto fredda. Sia in stanza che fuori, vedete la condensa vicino ai vetri delle finestre, perché qui, a dispetto invece delle altre locande, eccetera, che magari hanno le imposte di legno in città, soprattutto quelle non proprio altolocate, qui ci sono i vetri nelle finestre, una roba che comunque si vede solo, è un po' di lusso, e vedete la condensa e insomma l'aria fredda che si percepisce già dall'interno. E vedete anche qualche fiocco di neve che sta cadendo oltre la finestra nel giardino sul quale affacciano le vostre stanze. Venite svegliati in realtà molto presto da un attendente che vi bussa a turno nelle stanze per svegliarvi e invitarvi alla colazione. A una saletta privata molto piccola in realtà che vi è stata riservata insieme a Jalester. Per gli ultimi preparativi prima della partenza. Cosa fate?
quando vi viene fatto questo invito? Avviso che nel giro di breve saremo pronti io e Ryu per andare dove ci è stato indicato. Ok. Dopo poco, quando vi preparate e vi recate nella saletta privata, che è a poca distanza, a qualche corridoio di distanza dalle vostre stanze, trovate già Jalester seduto al piccolo tavolo, già apparecchiato col cibo. Lui però vedete che non ha ancora toccato cibo e vi stava aspettando. Buongiorno. Buongiorno. Sedetevi e godetevi questo pasto. Visto che, come saprete, ne avremo di frugali davanti. Io prima di iniziare a mangiare preparo un piatto per Ryu con, non lo so, No, quello è che già so che gli stato. piace. Quando stai per preparare le cose, ma vedi che in realtà è già stato preparato un ciotolone che è stato messo di fianco al tavolo. Con stufato, carne, verdure, c'è cioè un po' di tutto. Ovviamente diviso Ok. per parti, non un mischione, e che quindi è già stato preparato, cioè evidentemente per Rio, un ciotolone così di cibo non poteva essere altrimenti. Mi stupisco della cosa, penso che è una cosa molto premurosa da fare, la apprezzo e inizio a servirmi da solo all'ora del mangiare. Senti Ryu che ti dice a te però nella testa, essere amici della Lord Svelata ha i suoi vantaggi. E poi comincia a mangiare dalla ciotola. Esatto. Niente, non dico niente, penso che ha ragione. Anche Jalesten in realtà è abbastanza taciturno, comincia a mangiare, una volta che vi sedete, vi sistemate e ogni tanto vi guarda di sottecchi, però non parla. Io mangio in silenzio, do qualche boccone anche ad Hathor. E se c'è qualcosa da potermi mettere in tasca, lo metto in tasca. Da Cioè, di portare appresso. cibo? Qualche cosa di secco. Di secco, no, cioè, l'unica cosa che si potrebbe portare a lungo tempo è del formaggio stagionato, che fa parte, insomma, dei vari cibi, e della frutta fresca, intendo da poter mettere facilmente in tasca, poi quanto dura non lo sai. E c'è anche un po' di miele, quindi c'è un barattolino di miele, ovviamente aperto per voi, però volendo quello. Allora vedo se rimane, prendo il formaggio e il miele, il resto quello che rimane del miele. Ok, a proposito, voi già l'essere quando. Cioè, tu lo fai di nascosto o così, No, cioè davanti. no, 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 lo Ok. dico proprio, dico questi Ah. magari li portiamo con noi. Ok, già l'essere fa come voi. Io ho le mie razioni. Spero che voi siate pronti con le vostre. Sì, qualche Mentre razione dice ce l'ho. questo, tipo, spero voi siete pronti con le vostre. Tipo, cazzo, io no. Mi rivolgo a Ryui, dico, tu hai preparato a mangiare? È una cosa che fanno gli umani, quindi dovresti farlo tu. Sei il mio cavaliere del drago o no? Allora, intanto non lo siamo ancora, quindi è inutile che mi affibi delle responsabilità. Primo. Secondo, è una cosa che fanno gli esseri senzienti, non è che mi devi ancora affibbiare tutte Senti, le ti responsabilità. ricordo, bel cavallerizzo, che una delle regole fondanti dell'essere un cavaliere del drago è badare al proprio drago. Questo implica anche racimolare del cibo per il proprio drago, visto che sarò io ad uccidere le prede e a difenderti con la vita se necessario. Hai capito? Bastava dirlo subito. Bene. Ora che ci penso, anche io prenderò del cibo. Prendo qualsiasi cosa a No, cazzo, anche che non è secco. ok, quando cominci a prendere roba già le serpa. Ah, suppongo che tu non sia ben equipaggiato per questa missione, o sbaglio?
Non sbaglio, ovviamente. Sono un cavaliere del drago. Io so Credi esattamente che ciò che faccio. Portando tre patate e qualche altra verdura, a caso riuscirei a sfamare te il tuo drago lì sotto. Lascia stare questa roba qui. Ti farò dare delle razioni se ne sei sprovvisto. Certo, solo per educazione. Una domanda. Ma quanta esperienza hai di... come dire, missioni come queste tu? La fatica le conto nelle dita di una mano. Tirami un ingannare proprio con svantaggio. Gallo. Ok. Gil-galad ha un bel meno 2 a ingannare e ha tirato 18, quindi un bel 16 su ingannare. No, con svantaggio 14. Ah, con svantaggio 14, vero, che ha tirato. Gialester ti guarda fisso qualche secondo. Sembra che all'inizio se l'è quasi bevuta, poi fa un'espressione come a dire ma quante cazzate sta dicendo? E lascia le posate vicino al piatto, fa bene. L'Arian non mi aveva detto che avevo a che fare con un pivello. E tu invece, Engibu? Spero tu abbia maggiore dimestichezza con quello che stiamo per affrontare. Diciamo che fino al secondo livello, fino a dove ho esplorato, conosco bene il posto. Dopo... Io ho esplorato fino al secondo livello. Sì, ma diciamo che tu sei arrivato... che buona parte era già stata fatta. Non hai collaborato contro Nadia, ma... È un builder. Mentre tu parli, io. Vedi che Gingala si è gonfiato tutto nel petto così, e già sta guardando fisso Gingala, come... Cioè, ti ascolto, ma guarda fisso lui che sta tutto... Anch'io sono andato fino al secondo livello. Esatto. Dopo sono completamente all'oscuro di quello che possiamo trovare. La mia esperienza mi dice che stiamo abbastanza rovinati. Credevo di essere io il vostro compagno in questa missione. A quanto pare sarete voi i miei. C'è differenza. Comunque abbiamo ce la siamo cavata in tutte le battaglie, quindi non ti preoccupare, puoi fare affidamento su di noi. Spero che abbiate qualche asso nella manica lì sotto. Beh, quelli che avevo li ho usati per uscire vivo da lì sotto. Ho ancora qualche altro asso nella manica, ma penso che avremo bisogno di qualcosa in più. Magari non lanciamoci subito in una battaglia. Esploriamo e proviamo a trovare nuovi strumenti con cui scendere. Come se fosse qualcosa su cui poter avere il controllo, Andrew. Beh. Se sarà necessario combattere, lo faremo. In tarda mattinata, quando il sole sarà abbastanza alto, incontriamoci di nuovo qui. E partiamo. Sarebbe stato meglio farlo di notte, ma credo che con questo tempo, e guarda verso la finestra, non ci sarà molta gente per strada. Usciremo nell'orario del pranzo, così ne troveremo ancor meno. Hai intenzione di entrare nel sottomonte dal pozzo che c'è nella locanda? Non ci penso proprio, no. E come allora? Lo vedrete quando ci arriveremo. C'è un altro passaggio che conoscono in pochi qui a Palazzo.
E quando dico in pochi intendo il circolo ristretto di Larero. Buona a sapersi. Non avrò bisogno di tutta l'energia possibile, consumare energia per un altro camuffamento. Non No, era l'idea. ma copri bene il tuo volto. Lo farò. Finisce di mangiare in silenzio e a meno che non lo fermate, dopo un po', quando finisce, si alza e si congeda. Sì, finisco anch'io di mangiare. Non vado in camera, resto un po' lì. Io invece. Guardo dalla finestra il mondo che, dove non posso più girare tranquillo. Madonna, che mondo. Io invece vado. Boh, cerco qualcuno a palazzo per farmi dare le razioni e prepararmi. Quindi preparare lo zaino, stavo prendendo la Nelle valigia. tue ricerche arrivi sempre dallo stesso gnomo che ti ha ricevuto l'altra volta. Perfetto, vado da lui, gli dico. Sir Alistair avrebbe dovuto preparare delle razioni, Buongiorno, giusto? Gil'galad. Sempre a fare richieste molto particolari, vedo. Stiamo andando a rischiare la vita, direi che è il minimo, no? Non ho idea di quello che state per fare. Le missioni di Te lo dico Jalester io. di, no, di solito sono riservate. Mi fa piacere che ne faccia parte un chiacchierone come lei. Sto zitto, non dico niente. Si sistema gli occhiali piano piano. Aspetto. E quindi chiedeva? Razioni, cibo, a lunga conservazione. So Le bene patate cos'è non vanno una bene, non lo sai? razione. Cosa? Forse so bene cos'è una razione, ma forse una patata potrebbe andare bene per lei. Occupa tutta la bocca, d'altronde. Sa per. Mina albero un pelo. Dico, ma com'è che ti chiami te? Dovrebbe saperlo, visto che mi sono presentato la prima volta. E io non amo ripetermi. Sei così insignificante che me ne sono dimenticato. No, Sono un ognomo. no. Uguale, basso e brutto. Ho bisogno delle razioni. Già Alistair mi ha detto che tu me le potevi fornire. Quelle Hai posso intenzione di farlo? fornirtele. L'educazione mi dispiace, ma credo che sia impossibile. Infatti, sei il primo che si è rivelato maleducato, o sbaglio? Ho avuto per anni a che fare con nobilotti come lei, venuti da lontano, che si credono speciali solo perché vengono da terre lontane. Penso che sto gnomo sia un totale ritardato, sinceramente. Dico, ok, fatto sta che ho bisogno di queste razioni. Perfetto, Perfetto, ho già annotato mentalmente, le riceverà in camera. Forse. appunto. Ho bisogno di averle entro poco perché a pranzo partiremo. Ah, anche fretta, quindi. Eh sì, sai, chi fa cose importanti non ha tempo da perdere. Bene, allora vado a fare una passeggiata. La Va richiesta è bene. stata annotata. Molto bene. Buon lavoro. Mi giro e vado. E lo senti Mentre si una allontana, papà. borbotta, esatto, senti che Allora, borbotta. mentre Senti che stai borbottando. fa. Mi giro e dico: scusa. Dicevo,
Sì. che le reazioni arriveranno entro pranzo. Oh, perfetto, grazie. E me ne vado. Appena ti rigiri. Tira Lo sento. la percezione. Lo sento, mi rigiro, eh. Omicidio al palazzo. Minchia! Lo Lo senti proprio. senti Senti proprio quello che chiaramente. dice. Proprio che Cosa dice diciamo sto quello che gnomo di merda? dice. In realtà quello che senti è una lingua. Che lingue conosci tu? Ah, non parlo lo gnomico. È giusto? Non Sì. lo so. Parlo l'elfico, il draconico, il primordiale, il celestiale. No, non parla. E il Senti. Ok, sottocomune. no, senti una lingua che non conosci, anche se distintamente. Allora, vabbè, allora ignoro. Ok. Va bene. E vado in Engiwook. stanza, quindi, eh. Sì, Vado in stanza. immaginate una musica triste mentre Engiwook scossa la tenda e guarda dalla finestra fuori per le ore prima del pranzo. Passa la mano sulla Sì. finestra così. Sulla condensa, tipo fai Esatto. Joyce, segna i grigò il cuoricino, oppure Esatto. help, insomma, comincia. Vabbè, poi vado in stanza e vado a prepararmi. Ok, quindi vi preparate tutto Sì, e sì, sì. tutti. Gigalad, poco prima che ti venga a chiamare poi un attendente, effettivamente ti arrivano le razioni. Ti puoi segnare 6 razioni per te e 6 per il drago. Quindi 6 12 metto. giornalieri per 6 giorni, diciamo. Ah, ok, 6 e 6, ok. O per una razione si intende il cibo necessario per il sostentamento di un giorno, eh? Quindi non è che è un Ok. pasto. Sono 6 razioni. Tipo una sacchetta con della roba. Vedi che c'è anche roba che non hai mai visto prima. Probabilmente qualcosa di elfico perché. Cioè, ci sono dei cibi come delle. Facendo una bella citazione, ci sono delle gallette, poi ci sono Andivia. pan di via, poi c'è ovviamente della carne secca, formaggi e altri tipi di prodotti, probabilmente anche forse fatti con la magia, non lo sai perché non hai mai visti. Ok. Comunque. Tutti in una sacchetta ci stanno, quindi le puoi mettere nel tuo zaino da viaggio. Perfetto. Engibook, anche a te ti vengono a chiamare dopo poco, a orario del pranzo. E già Alistair, in armatura e con una grande spada a 2 mani legata dietro la schiena, si presenta, anche altre lame legate alla cintola e una sacca da viaggio. Non appena vi recate nel salottino e lo vedete che sta preparando, vedete anche che si copre con un largo mantello, quindi coprendo tutto quello che avete appena visto, e si mette un cappuccio sulla testa. E vi guarda. Beh, pronti? Pronti. Spero che abbiate salutato chi. Come dire? Non è detto che torniamo in città. O quantomeno che lo facciamo molto presto. Salutati, salutati. E tu, Pivellino? Non ho nessuno da salutare. Meglio così, te l'assicuro. Abbassa un po' lo sguardo come se la tua risposta gli avesse risvegliato qualcosa di cupo. E quando rialza lo sguardo fa: Ok, mettete i mantelli e andiamo, seguitemi. Bello, Puccio. E via. Purtroppo lui non è così anonimo come vorrei, e guarda Rio, però
faremo il possibile per non Gli metto un destare cap- troppi gli metto il guai. mantello a Ryu. È un, non so, diventa un mostriciattolo col Allora, mantello, non si capisce. esatto. Però sì, Per almeno non me è si vede che è un meglio. drago. Ok. Per me è meglio che attira l'attenzione. Quando uscite dal palazzo, l'atmosfera, come vi avevo già descritto nelle volte precedenti, è molto cambiata. Ci sono molti più soldati che girano soprattutto nei pressi del palazzo, ma in città in generale. L'atmosfera è più tesa del solito. Engvuk, vedi le tue, i tuoi, cioè sulle bacheche vedi la tua immagine, però se c'è Ma una cosa famoso. che ti può consolare è che in poco tempo, in 1 o 2 giorni, già c'è, ma non è più in primo piano, è già stata coperta in parte da un nuovo editto, a nuovi annunci, cose. Non è che sei la notizia del, cioè come dire, che sono tutti Bene, ma considerati su di alla te. mia ricerca. Sicuramente essere sulla bacheca con un mandato di cattura non è una cosa piacevole, però in città ci sono tanti problemi e il tuo mandato di cattura è uno tra quelli, ma non di certo l'unico. E insomma, il ritorno di Manshun lo sentite proprio nell'aria, oltre che averlo anche visto con i vostri occhi. Già l'essere nel freddo pungente del mattino e con la neve che cade, che comincia a aumentare subito la tela dei vostri mantelli, vi porta in silenzio per una ventina di minuti fra vie e viuzze fino a che sconfinate nel quartiere del mare. È lì, infatti, che si chiama Quartiere del Mare anche perché è un po' sopraelevato e si vede la scogliera con il mare. Parte della baia è ghiacciata, alcune navi le vedete in lontananza nel porto, vicino ai moli ferme, e tu da lontano riconosci anche il trittico a te molto familiare, anche se ovviamente molto da lontano. Da una posizione molto sopraelevata, però vi accorgete di quanto in questa mattinata terza, fredda, però dall'orizzonte molto pulito, sia molto bella Waterdeep. Vedete tutto il porto e da lontano non vedete il fango, la sporcizia del quartiere del porto, vedete solo il quadro, il big picture, il quadro completo ed è effettivamente molto bello. Il mare, peraltro, è molto calmo e quindi, diciamo, questa scena anche se è nuvolo il cielo, c'è comunque un'atmosfera in netto contrasto con la tensione della città, se guardate verso l'orizzonte. E già l'essere, però, diciamo, non vi dà molto tempo per guardarvi intorno, per guardare la vista e vi porta in uno dei vicoli del quartiere del mare. A un certo punto ne vedete una particolarità che c'è una mattonella azzurra su un palazzo dall'intonaco normalissimo, proprio una piastrella di un azzurro molto vivo all'entrata di questo vicolo. E in strada già l'essere vedete che si guarda avanti, indietro, guarda le finestre dei palazzi vicini. E appena sembra essere sicuro, vi fa un cenno e sparisce nel vicolo, poco davanti a voi, nel senso che gira subito velocemente nel vicolo. Lo seguo. Quando arrivate anche voi nel vicolo, vedete che lui ci è andato parecchio all'interno e vedete anche che è un vicolo cieco, non ha uno sbocco dall'altro lato. Quando arriva in fondo, c'è un muro di pietra che diciamo chiude il vicolo tra i palazzi. Si abbassa il cappuccio e qui c'è molta penombra, quindi i suoi solchi sul volto sono ancora più evidenti, sembrano proprio dei tagli neri sul volto. Caccia un sacchettino di pelle e si butta sul palmo della polvere, quella che vi sembra della polvere grigia.
Poi si avvicina. Datemi la mano. Prendetene un po'. Gli allungo la mano. E lui vi dà un po' di polvere ciascuno. Tenetela E stretta nel pugno. per Ryu come facciamo? Bella domanda. Guarda verso Ryu. Ryu guarda verso i te, Gilgalad, fa. Posso mangiarla? Oppure me la puoi spargere addosso, non lo so. Glielo dico a Jalester, queste due alternative. Rischiamo di. Aspetta, forse un'idea. Caccia un altro sacchettino più piccolo dal suo zaino, ci mette un po' di polvere dentro e guarda Ryu, posso legartelo? Ryu annuisce con il capo e lui si avvicina e gli lega questo sacchettino con un po' di polvere al pezzo di armatura rotto, diciamo tra virgolette, che ha sul Sì, petto. certo. Ok. Io la guardo un po' sta polvere, l'ho mai Tirami visto. La Arcano. sniffo. Tirami Arcano. Cosa? Arcano. Tipo di tiri. Però. Bello proprio. Non hai idea di che cosa possa essere. Proprio zero. Lui si gira e fa: statemi vicino. Quando si aprirà un passaggio davanti a voi, saltate. Beh, vedete che Jalester mette una mano sul muro, sul vicolo di pietra, cioè sul muro di pietra nel vicolo, e comincia a toccare delle pietre in sequenza. Almeno 6 o 7 movimenti, e man mano che tocca le pietre, delle rune si accendono sulla mattonella, diciamo, sul blocco di pietra che ha toccato. Fino a che si accendono tutte e sei, sette quelle che ha sfiorato e che appaiono, che prima erano invisibili, cioè non erano evidenti sulla pietra, e pian piano cominciano a muoversi le pietre e a formare un arco. Oltre l'arco vedete solo il buio. Lui si gira. Abbiamo circa un minuto, quindi non abbiate timore e saltate. Vedete che lui si avvicina all'arco e salta. Sparisce nell'ombra e cade giù. Vado anch'io. Oh, via. Ok. Tiratemi un tiro salvezza su Costituzione. Sia anche Jill, sia anche per Ryu. Ok. Intanto mettiamo la minimappa per loro, così vedono i dadi. Ecco qua. Ok, allora, Enyuk ha fatto un bel tiro. Ha tirato un 20. Gil'Galad ha tirato male, un 3 più 2, 5. E invece Ryu ha tirato un bel 13. Allora, la sensazione che appena saltate avete è quella di cadere nel vuoto totale. Oscurità intorno a voi al 100%, e mi riferisco anche a chi, appunto come voi, ha la scurovisione. Non vedete comunque nulla, è proprio un buco nero. Cominciate a cadere, 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 fino a che a un certo punto vedete un pavimento avvicinarsi, avvicinarsi, avvicinarsi sempre di più. E Engivuk, tu ti accorgi che è evidentemente un effetto magico quello che stai passando. Certo, c'è anche la fisica, però c'è qualcosa di magico, quindi riesci a, come dire, a farlo tuo, a capire che non c'è niente da temere e cadi dolcemente sul terreno. Anzi, è presente quando Goku atterra dopo aver levitato? Uguale, anche tu. Ryu arriva di fianco a te con un po' più di pesantezza, però comunque in equilibrio. Cioè, tu hai fatto proprio leggero, leggero, pic, come Jalester. Ryu invece che fa un piccolo sbuffo di polvere e poi dopo un po'
Arriva Gil'Galad spiaccicato al terreno, che si prende 4 danni. Puttana miseria. Ryu scuote la testa, sempre il solito. Il solo perché tu sai volare. Vi trovate all'interno del familiare, ormai per entrambi, ancora più per Engibuk, sottomonte. Lo riconoscete perché siete in un corridoio che sembra, come dire, non avere alle vostre spalle nulla, cioè c'è un muro chiuso. Quando alzate lo sguardo, non vedete nient'altro che il soffitto sopra di voi, quindi non, in realtà non vedete un buco da quale siete arrivati, e davanti a voi c'è un altro pezzo di corridoio e un altro muro. Quindi siete praticamente in un corridoio cieco sia a destra che a sinistra. Ti chiedo questa cosa, Nico. Il luogo in cui siamo mi ricorda il luogo che avevamo visto sessioni fa, in cui abbiamo aperto quel passaggio segreto, l'arco, esatto, l'armeria nascosta nell'accampamento di Nike. Dal punto di vista di come è fatto il sottomonte, quindi la pietra, l'altezza del soffitto, i blocchi di pietra, la polvere a terra, uguale, sì. Non è quello. No, io intendo però, proprio, riconosco che è quel posto lì. Specifico. Non è okay. Lì, non vedi armerie, non vedi niente di strano. E riconosco sempre quell'arco, comunque qualcosa di simile, no, dal punto di vista magico. No, non c'è alcun arco, non c'è alcun arco. Ok, e allora niente, va bene. Già mi rialzo. Sì. Ah, polvere non ce l'ho più adesso, si è consumata. Non ce l'hai più, no. Ah, già Alistair è lì, esatto, stavo dicendo se vedevo già Alistair. Sì, è lì? È davanti a voi. Si gira... La prossima volta andrà meglio, ti dice a te Gilgal. Poi ora facciamo silenzio. Siamo nel secondo livello. Più o meno nella parte ovest. Una volta aperta quella porta segreta lì, davanti, e vi indica il muro opposto a quello da cui siete adesso, a una decina di metri, saremo nei corridoi veri e propri. Questa non è una zona tranquilla. Facciamo piano. Questa zona non l'ho esplorata, sapevo che c'era una stanza con una trappola da cui stare lontano, diciamo. Nemmeno io l'ho esplorato tutto. Anzi, a dire il vero, so qualcosa del secondo livello in cui ci troviamo e del terzo, e qualche informazione qua e là dei livelli successivi, ma non sono andato così in profondità. Sono andato però a Skullport, a Porto Teschio, varie volte. Ci converrà fare tappa lì, ma anche solo per capire un po' come muoverci. A me viene solo in mente, non lo, cioè, proprio penso a quella scatola che mi aveva dato come si chiama? Rizzeril. Sì, e che hai lasciato da Jarlax. Io ho lasciato a Jarlax, vabbè, ma quello la stava studiando, quindi non mi ha detto niente, e quindi vabbè, dico cacchio. Potevo fare due cose in uno. E vabbè. Vabbè, comunque dico, non ti preoccupare, superata questa parte, se le cose sono rimaste come le avevo lasciate, puoi considerare praticamente il secondo livello casa nostra. In che senso casa nostra? Nel senso che abbiamo tolto di mezzo chi lo occupava e adesso c'è un amico a gestire questo livello. Possiamo andare anche da lui a vedere un po' se ha qualche informazione utile. E io, a proposito, devo passarci comunque. Ok. Devo andare a prendere una cosa.
Pronti? Pronti. Lui si avvicina al muro e ci mette una mano sopra. Sta per muoverla e poi si blocca. Tiratemi una percezione. Buono. Entrambi sentite nel momento in cui Jalester ha messo la mano sul muro, sentite qualcosa strisciare oltre di esso, o comunque vi sembra il rumore di... Sentite... Si I tre che si allontana. spostano, tipo. Sentite dei tonfi e degli strascinamenti. Ma mi crea fastidio sentire sta cosa, cioè mi spavento. È una cosa inquietante o è un rumore, cioè a No, caso? è un qualcosa di inquietante. È sicuramente qualcosa di vivo che si sta muovendo oltre le Questo porte. volevo capire. Ok. Allora mi Jalester si tengo gira verso di pronto. voi. E rimane in silenzio. E rimane ancora in ascolto. Silenzio. Voi? Dicevo, io mi tengo pronto tenendo la mano sulla lama e aspetto che lui apra. Io aspetto. Ok. Lui annuisce, di nuovo fa alcuni movimenti con la mano sulla pietra, però stavolta non si crea un'apertura netta, ma semplicemente comincia a spostarsi parte del muro. È un rumore basso, però è non molto evidente, però continuo. Jalester esce come un fulmine fuori e comincia a guardarsi intorno. Voi che fate mentre... Cioè lui ha appena avuto lo spazio per uscire, l'ha fatto. Faccio anch'io, lo seguo. Ok. Lo seguo. L'unico che rimane indietro è Ryu, che deve aspettare un po' di più perché semplicemente non ci passa. Non ci passa, E poverino. quindi mentre si apre. Appena uscite... Vi ritrovate in un corridoio, anche questo grande quanto quello che avete appena percorso. Alla vostra sinistra vedete subito una grande presenza di spalle che sta camminando verso ovest, o meglio, verso sinistra nel corridoio, e davanti ce n'è un altro. Questa creatura è piena di... è enorme, almeno è grande quanto, non so, quattro Ryu messi insieme La e Madonna. occupa tutto il corridoio. È per questo anche che faceva molto rumore, perché striscia anche col muro a destra e a sinistra. Pieno di peli. E Handbook, tu hai un tuffo al cuore, la riconosci. Quello è sicuramente un ossogufo. Mia. Brivido. Ne ho incontrato uno, anzi tre, alla mia prima discesa e ci sono quasi morto. Master, io dovrei vedere la mappa a questo punto, qualcosa della mappa nella mia schermata, perché io tengo ancora l'immagine della... Anch'io. Eh no, io se chiudi o metti in pausa Twitch, mi metto la mappa. Perfetto. Okay. Io Twitch ce l'ho in pausa, dall'inizio. Ok. Dovreste vedere adesso Madonna. la mappa. Proprio la Vedete parte là. due corridoi.
Da una parte c'è questo orso gufo e dall'altro non vedete, si perde in lontananza. Jalester vi guarda e vi porta un dito alle labbra, porta un dito alle labbra e fa segno di andare verso l'altro corridoio, però è un segno interrogativo, come a dire che si fa? Io concordo, cioè non ha Io senso pure. combattere. Faccio sì con la testa, assolutamente sì. Ok. Faccio uso il potere del bastone per la furtività. Ok, allora adesso tiratemi tutti comunque furtività con un bonus di più 10. Lo tiro anche per Jalester. Più 10 mi salva. Uriu, com'è che tiro furtività io? C'è furtività, se non c'è proprio furtività, tira direttamente destrezza. Perché Ok. vuol dire che non Normale o tiro ha. No, salvezza? no, normale, devi cliccare su Des. Ok. Va bene, quindi 37 di Gil'galad, 17 Angibuc. Un 16 per 28 Jalester, solo grazie al più 10, meno e male. 28 per Ryu. Quindi come prova di gruppo è superata. Vi potete muovere di un turno, diciamo di 6 caselle verso sud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Che fate? Proseguite? Bisogna tirarlo ogni volta perché c'è l'orso gufo alle spalle che vi può sentire, per questo vi dico solo 6 caselle. Ah, sì, io continuo a tirarlo allora. Ok, Sì. tiratemi di nuovo un'altra furtività. Sempre quel più Ok, 10. meno male che c'è più 10. Tiriamo anche Madonna. per Jalester. E Jalester ha tirato un 20 naturale, quindi ha fatto un bel Vola 31. Jalester, vola. Vola già. Allora, altri 6. Angibuc. Anche tutti gli altri, in realtà. Quando vi state avvicinando alla fine del corridoio, cominciate a sentire molto baccano. Cominciate a sentire altri tonfi. Cazzo. E con la coda dell'occhio. Nella stanza davanti a voi vedete alcune figure muoversi, molto grosse. Non c'è luce, ma voi perché avete scuro visione. Quindi sentite dei rumori provenienti dalla stanza di fronte a voi. E Jalester si blocca e Anzi. vi guarda. Io vorrei provare a dare uno sguardo dietro l'angolo. E allora tirami una furtività. Speriamo che almeno il terzo tiro. Ma porca Ha un bel puttana. fail, ok. Nel momento in cui ti avvicini all'angolo, ti stai per sporgere, ma non hai visto che c'è un secchio nell'angolo, probabilmente pieno di qualche liquido puzzolente. Però col tuo stivale ormai è troppo tardo. Boom, è troppo tardi, lo colpisci e si rovescia. Il suono metallico è come un'esplosione in quel momento. E Come adesso però Pipino sei nelle caverne di nell'angolo. Moria. Sei nell'angolo e vedi cosa c'è davanti a te. Tre orsogufi si girano verso di te. E tiriamo Gesù! iniziativa. Porca troia. Gesù Sei qui adesso. Santissimo! Bravo. Fallo tu la prossima volta! Prossima volta devo farlo io. Sto scrivendo delle cose perché. Prima posso Allora, un attimo andare a fare plin plin? vai, Tutto vai, vai. sbagliato. Basta che tiri iniziativa, però. Dovete Sì, infatti dico mentre cliccare sul vostro ho personaggio e poi tirare l'iniziativa. fatto io. Ok. Sto tirando da schifo proprio. Madonna mia.
Ah, tiriamo iniziativa. La dovresti vedere, no? Sì, sì, sì. Ok. La tiro anche. Jill. Chavez. Orsi, Goofy. Io. Ryu. Ok, allora, come sistemo? Prima io gli orsi Goofy. Prima gli orsi Goofy. Perché calcola in automatico la disparità con la, insomma, quella che vedi in lista e così. Ok, allora, sarebbe prima a Gil-galad, quindi lo attendiamo. Io intanto mi preparo tutte le robe qua. Beh, è andata bene. Questo è il primo combattimento nel sottomonte. Bentornati, ragazzi. Bentornati. E adesso Edgybook è anche preso dalla sbrigna. Dalla sbrigna. Perché lui è quasi morto. Tra l'altro... Ma si sono moltiplicati qua dentro. Tra l'altro, Edgybook, riconosci che due di quelli che hai davanti hanno alcune ferite che ricordi molto bene. Sono loro. Sono proprio loro. Vabbè, se non altro uno cioè, però uno è stato sostituito da uno. No, no, non è stato sostituito. Ce ne sono altri due, perché c'è anche un altro quello alle spalle. C'è quello là sopra, eh. Mo viene, ci ha sentito. Allora, Gil-galad, sta a te. Vai, ora pensiamo al guanto, non ti preoccupare. Ok, allora intanto io mi avvicino per vedere. Sì. Uno. Ok. Vedo che c'è un bel po' di roba. Allora, io impugno l'arco. Sì. Ah, andiamo nella visione da battaglia, ragazzi. Aspetta, che metto la visione da battaglia. È la prima volta che in questo streaming andiamo nella visione da battaglia. Ok. Ora la voglio vedere, però. Eh no, ora la puoi... No, non la puoi vedere. Sì, la puoi no, vedere. No, non la posso vedere. No, la puoi vedere, la puoi vedere. Un attimo la puoi vedere. Ok. Messo anche l'order, questo è figo, no? Bellissimo. Sì. Io non lo vedo, ma non importa. Vabbè, non importa. Sta a te, Gil-galad, che cosa fai? Ci sono tre enormi orsi con la faccia da gufo che ti stanno sbavando vicino. Esatto. Allora, io cosa faccio? Io impugno l'arco. Ok. E ok, io impugno l'arco e innanzitutto con la mia azione bonus carico il guanto. Ok, e sparo a questo qua. Ok, va bene. Mi ricordi cosa fa il guanto? Lo puoi mettere in chat oppure lo puoi... Non mi ricordo, ce l'hai in come... item non te l'avevo messo, mi sembra di sì. Ce l'ho. Perfetto, mettilo in chat così lo leggiamo tutti. Cosa faccio per... Ah no, me l'avevi detto il DC qual era, 14. Dov'è che posso linkarlo, scusami? No, non so se... Non è una... è un oggetto. Esatto. No, allora non puoi linkarlo. No, è proprio un'arma. Lo devi dire tu. Sì. Ok, ma... una volta al giorno, come azione bonus, in modo ravvicinato da distanza, posso caricare il guanto e fare un attacco elettrico di fulmine. Okay, in che, sostanza. Se colpisce, fa un tot di danni. Esattamente. E colpisce anche, ramifica anche dal bersaglio entro due caselle.
quindi colpisce anche l'altro orso gufo più vicino a te, ma non quello più lontano a sud. Ok. Esatto. Ok, allora io devo tirare. Intanto devi tirare per colpire. Quello mi sembra poco ma sicuro. E hai tirato. No, tiro per colpire col tuo arco. Tu l'hai fatto con l'arco, giusto? Ok, prima l'arco mi devi tirare. Poi vabbè, hai tirato già questo, va bene, ma prima l'arco. Ah, ok, pardon. Ok, l'hai colpito. Quindi ci siamo. Tira i danni della freccia normale, quindi del tuo arco. E fai 7 danni. Ha tirato 1 più 6. Quindi 7 danni di arco. Engivok, tu vedi che Gil-galad, quando mette mano all'arco e tira la corda, vedi, comincia a vedere delle scariche elettriche sul guanto che ti sta tenendo la corda, zzz, che si ramificano in tutta la freccia. Nel momento in cui scocca la freccia è permeata di elettricità. Passa il primo orso gufo e prende quello alla tua visione, sulla tua sinistra, che però non vedi molto bene. Senti però uno scoppio come se non l'avesse colpito solo la freccia. E senti. Aah! E l'elettricità si ramifica nell'aria. Senti questo. L'aria bruciata elettrica e fai 21 danni a lui che tira però un tiro salvezza su destrezza. Ok, Esatto, DC 14. ha tirato 12, quindi non lo supera e si Che becca bucio. 21 danni lui. Ok, Esatto. L'altro invece, l'altro se ne becca la metà, giusto o no? no, 4 di 6, se lo supera sono dimezzati. Ok, tirami 4 di 6 allora e io ti do un altro tiro salvezza. Ok, sarebbero 11 danni e non li ha superati, quindi il colpo becca e prendi 11 danni anche a lui. Ok, Ok, senti odore di carne Sogil bruciata. tira fuori delle Ok. novità ogni volta, sto quanto da dove l'ha tirato fuori. Adesso sparo anche con la seconda attacco. Ok. Ok, lo colpisci, tira i danni. E vado sempre su di questo. Sempre su quello. Ok, altri 12 danni. Vedi che la stazza dell'orso è grossa, non l'hai ridotto in fin di vita assolutamente. Però gli hai fatto tanto tanto male a quello nell'angolo, che stava arrabattando con della roba nell'angolo, stava maciullando qualcosa. Ok, torno Adesso. indietro e passo. Ok, adesso sta Jalester. Jalester, la prima cosa che fa è andare 1, 2, 6. Si mette qui. Usa la sua azione bonus per. Allora, fammi andare a prendere. Dove l'ho messo? Usa la sua azione bonus per evocare il suo eco. Quindi, però lo evoca qui. No, anzi, qui. Quindi vedete, Jalester fa un movimento con la mano nell'aria e un secondo Jalester, grigiastro e trasparente, quasi fatto di fumo, appare tra i due orsi, identico a lui, e attacca e lo fa con il suo eco. Minchia, Rio, ma cosa ha fatto per avere due di iniziativa? Adesso ho visto. Colpisce e colpisce ancora quello nell'angolo. Non può fare altro e quindi si ferma qui. Sta agli orsi gufo. Allora, il primo orso gufo prova ad attaccare la copia di Jalester.
lo colpisce e allora dovrebbe avere un hit point. Ok, la copia di Jalester svanisce, quindi lui fa 1 3 4, questo si muove qua, questo 1 2 3 4 5 6. Ah bene, praticamente si prende tutti gli attacchi lui. Non è stata una bella mossa, Jalester. Allora, certo, io, i compagni, siete voi, ma... tiro tutti gli attacchi che devo fare con i... E vinto. Genio della battaglia questo Jalester. 1, 2, 3, 4, 5... Stratega nato. Sì. Allora, un po'. Allora, gli orsi lo cominciano a smembrare da tutte le parti. Lui, grazie all'armatura e alla sua spada, ne para parecchi di colpi, ma altri se li prende pieni. Quindi, allora, 9... aiutatemi a fare 9 più 15... 24. Ok, si prende 24 danni. Lo vedete... certo... L'armatura non si ammacca, però prende parecchie botte, alcune ferite, però non è messo male. Engibus, okay. A te. Uffa, allora, mi volevo fare una cosa, ma non la posso fare più. Vabbè. Io semplice, ma qual è quello mezzo scassato, questo qua, quello che si è preso più danni di tutti? Esatto, si è perso il movimento, sta pure. Vabbè, vado. Vado di ma sì, ma facciamo lo sto Scorching Ray che ce n'è in bordo. Ma io qua ho solo due slot di livello 2, no? Mi sa, non lo so, però se c'è sotto due sono due. No, è perché magari li ho lasciati dal... vabbè. Comunque Scorching Ray... No, i slot disponibili sono quelli a sinistra. A destra sono quelli che avevi lasciato tu, ma a sinistra sono quelli che hai. Ah, ok, perfetto. Okay. Come sta messo sto orso gufo? Sta più di là abbastanza, di qua? Abbastanza, cioè è quello che sta più ferito di tutti, tra i tre. Vabbè, vado di Scorching Ray su di lui. Ok, allora ne tiri tre, uno alla volta, ricordati. Ne tiro... Ah sì, mi devi dire sì, prima. No, vabbè, vai, tutti e tre su di questo, non lo voglio togliere di mezzo. Uno alla volta, allora. Mi sono tolto. Ok, lo prendi, tira i danni. Ok, tira il secondo. Ok, tira i danni. Ok, tira il terzo. Ok, tira i danni. Ok, 20. Ha fatto in tutto Engibook ha fatto 20 danni e il suo fuoco, vedete che le sue lame di fiamme che partono, le lingue di fuoco che partono dallo Scorching Ray, è il tuo incantesimo, vero? Non è un oggetto, è proprio incantesimo. È incantesimo, sì. Ok, sì, sì, sì. Quindi Gilgal, tu vedi semplicemente che Engibook alza il palmo della mano e dal palmo cominciano a svilupparsi delle lingue di fiamme che vanno a torcigliare tutto l'orso. L'ultimo Engibu che glielo tiri sul viso, sul becco e negli occhi e praticamente gli ardi tutto il volto. Le fiamme gli cominciano a mangiare il becco, gli occhi che cominciano a liquefarsi e lui comincia a dimenarsi e cade a terra privo di vita. Che soddisfazione.
poi... Vabbè, avevate fatto un bel po' di danni tra Gil'Galad con il coso di elettrico e... Infatti, io posso solo muovermi e basta, credo, un trucchetto. Sì, a meno che tu non abbia azione bonus o qualcosa. Ah, vabbè, vabbè. No, e... mi metto... mi sposto qua. Sì, mi sposto qua. Ok. Ryu. Ryu semplicemente si avvicina a... oh cazzo, scusate. Si avvicina... ok, lì. E prova a colpire quell'orso gufo esattamente vicino a lui. Ok. Direi di sì. 19. Sì, tira i danni. Ok, 13 danni. Non male. Non male davvero. Vedete che Ryu si libra in volo, o meglio a mezz'aria, per stare col volto a livello volto, diciamo, dell'orso gufo, e gli artiglia una spalla e il volto. Di nuovo, Engibuk, tu vedi quelle scie di luce che partono dagli artigli di Ryu. E questo colpo che trancia la carne e fa schizzare il sangue contro il muro del sottomonte. Rimane lì, Ryu? Sì, sì, rimane là. Ok. Gil'Galad. Sempre a questo punto tenendo l'arco, picchio anch'io quello che ha appena picchiato Ryu. Ok. Dammi un attimo che sto vedendo una cosa, ok, ci sono. Mi attivo anche a questo punto però sharpshooter, vediamo se sono fortunato. Con l'arco, sì, vabbè, sei molto vicino, quindi, cioè veramente tanto tanto vicino, però va bene. Va bene, va bene, vai. Sharpshooter, quindi hai un malus. E hai tirato uno però. Quindi... già, tira un tiro salvezza su Ryu, su destrezza, per favore. Mi sto per ammazzare il drago. Sì. No, lo sta tirando anche Jales, non ti preoccupare. Allora, eccolo qua. Quanto ha tirato Ryu? 9. Ok, prendi Ryu. Quindi tira i danni. Benissimo. Madonna, che fucilata. Gli fai 7 danni. Levagli 7. No. No, 17. Sì. Gli fai 17 danni. E Ryu senti... direi. Lo senti stupefatto perché senti un'ondata di dolore e poi lui si rende conto che è una freccia averlo colpito e in volo si gira, fa... Gil! Ma sei coglione. Cioè, ti guarda come ti... Scusami. Ok, poi che fai? Risparo. Perché rifaccio una. Di nuovo sharpshooter? È certo. 12 più 2... cioè hai tirato 14. 2. Hai tirato 2 stavolta. Cioè, assurdo. Comunque lo prendi. Davvero, con 14? Sì, hanno una cassa armatura molto bassa, sono grossi. Oh, meno male. Hai capito che hai tirato 2? Okay, 22 danni. Vabbè, però, sì, pure con sharpshooter. E uso anche infused... Ma scusa, infused. Io non lo vedo. Ma come no? Se no, come faccio a fare tutti quei danni in più? 10 più 12. 10 di sharpshooter. No, scusa, sharpshooter non dovrebbe darti un malus a colpire. Sì, di 5. Ma qua dice più 5, perché? Ah, più 5 test, più 1 modificatore. Non è indicato, forse. Dobbiamo ricordarci noi di aggiungerlo. Allora non lo colpisci, no. 12 perché fa 9. Sì, no, non lo colpisci. Allora vado a mosche, ok. Sì,
Stavolta però lo manchi e tra l'altro passi, la tua freccia passa poco sopra Ryu, che si gira di nuovo. La smetti! Ti ho preso stavolta. Ok, adesso sta Jalester. Jalester evoca di nuovo la sua copia. Stavolta farla morire alle spalle dell'orso gufo. Con la sua azione bonus si teletrasporta dove sta la copia e si swappa di posizione. Quindi vedete che all'improvviso Jalester diventa la sua copia fumosa lì. E lui al momento non lo vedete in realtà perché sta coperto dall'orso gufo. E attacca con vantaggio perché ha Ryu a fargli da spalla. Stavolta ha fatto una buona giocata. E grazie anche... master. Prego. E gli fa anche un bel po' di danni. Un bel po' di danni. Ok. Che forte che è questo Jalester. Deve essere senz'altro un giocatore incredibile. Ha usato. Le sue azioni, ok, stop, non può fare altro, può tirare solo un attacco con quello che ha fatto. E adesso sta a Yaolbeer. Prova a attaccare di nuovo la copia. Sì, prova a attaccare di nuovo la copia perché è lì. Ma non la prende col primo attacco, ma con la seconda sì. Di nuovo sparisce la copia di Jalester e fa un passo avanti. L'altro invece scarica tutta la sua ira su Ryu. Quindi prima prova a beccarlo. E quanto ha di classe armatura Ryu? 18. 18. Quindi no, non lo riesce a beccare. Né con l'una né con l'altro. Vedi che si butta in avanti per cercare di lacerarlo e Ryu si scansa. Poi si butta in avanti con la testa per provare a beccarlo, ma Ryu si mette la zampa davanti al volto e praticamente il gufo, l'orso gufo, gli becca uno degli artigli, che è molto più duro dei suoi denti, quindi praticamente l'ha solo arpionato e stanno in aria a cercare a di tirare. A tirare, come un cane con l'osso. Endivook. Allora... Ah, scusate, una cosa, avete sentito in tutto questo dei passi alle vostre spalle? Volevo dire. Sta ancora lontano, non lo vedo. Io guardo, do un'occhiata, mi giro un attimo quando sento sti passi. Ah, sta lì. Bene. Ok. Ok. Vabbè. Allora... Io non ho possibilità di attaccare nessuno fiancheggiando. Stanno tutti quanti dalle altre parti. Va bene, va bene. Allora. Tiro. Un Ray of Frost. Sì. A chi? Posso fare... Le faccio Ray of Frost, poi... No, comunque... Devo sempre usare una qualche azione per fare l'attacco normale, o posso fare l'attacco normale? Tu hai War Magic, mi sembra, o qualcosa del genere. Puoi fare un attacco o un trucchetto. Ray of Frost, se è un trucchetto, lo puoi fare. Sì. Allora va bene. Ma io se mi metto qua, posso attaccare questo orso gufo fisicamente? Però con svantaggio perché sei nell'angolo. Cioè, considero che è un po' un attacco un po'... Però è fiancheggiato da... No? Sì, no, intendo con svantaggio proprio dal punto di vista proprio fisico. Dall'angolo? Sì. Sto un poco... Ma Ryu non sta in alto che mi metto sotto e lo attacco da sotto. Consideriamo che sì, sta in aria, però non c'hai lo spazio materiale per stargli sotto. Va bene, dai, ok. Allora faccio... Oh, ma sì, dai, mi metto davanti qui. Tiro il Ray of Frost a questo orso gufo mezzo schiattato. Okay. Però
Spero, non lo, no, lo colpisco. Sì. Penso, sì. Un 14 lo prendevo io. E gli piglio e si piglia 11 danni. Ok, 11 danni ed è anche, anche il movimento rallentato, mi sa. Yes. E... ok, poi? E attacco fisicamente a questo punto. Posso attaccare quell'altro. Si è messo Ryu davanti. Vai, attacco. Attacchiamolo fisicamente. Attacchi con la tua scimitarra. Okay. Quindi dico, acchiappa Ryu a fianco. No, porca troia. No, no, tirami... no, non tirare nulla. La tua scimitarra... cioè colpisci l'orso, però lo colpisci su una parte di pelle molto spessa, di piatto, perché si è girato all'improvviso e non sei riuscito a colpirlo. Lui che stava guardando Ryu, però quando ti ha visto avvicinare si è girato a vedere il colpo che gli è arrivato, dà una botta alla tua lama della scimitarra della nebbia e la fa sbattere contro il muro insieme al tuo polso e non ce la fai a tenerla, quindi ti cade all'indietro, perdi la spada. Sì, devi realizzare un'altra volta nella mano. Tengo il legame che non posso essere disarmato. Più, più. Devi usare l'azione bonus, però. Ce l'hai? Vaffanculo. Ce l'hai l'azione bonus? No, ho usato il trucchetto. No, il trucchetto... allora, rileggi quel talento di War Magic. Non mi ricordo come si chiama. Quindi, se mi dici un attimo nella tua scheda come si chiama, io al volo lo vedo. È War Magic? Sì, no, era una bonus action. Era una bonus action. Ok, quindi hai aspetta, dovuto usare. Allora, aspetta, aspetta. Allora, non... facciamo così. Non puoi tornare indietro. No, se... no. War Magic? No, non è War Magic. Oh, sì. Sì, War Magic ha iniziato dal settimo livello. Quando uso un'azione per castare un cantrip, puoi fare un weapon attack come action bonus. Ok, quindi non hai al momento azione bonus. Quindi la perdi e basta per ora. Quindi va dietro Jill praticamente, alle spalle di Jill. Jill, tu vedi okay. La scimitarra che ti scivola sul terreno nell'angolo verso destra. Vabbè. Ok. Ryu, sta a te. Io picchio il figlio di puttana che ha provato a attaccarmi. Quindi lo artiglio. Con vantaggio? Con vantaggio, sì sì, quindi hai tirato 16, no, hai tirato 20 e no. Lo prendi. Sì. Cavolo, ma quanti danni tira? Vabbè, perché ne hai uno a turno, è vero lui? Sì. Ok. Praticamente il colpo di Ryu... ma sto facendo il massimo, cioè è il massimo infatti, che io potevo fare questi danni. Ah, ecco, trancia infatti, di netto una delle braccia dell'orso gufo, che praticamente lo teneva come l'osso di un cane. Con l'altra sì. Zampa gli ha praticamente strappato il braccio. Però è ancora vivo, anche se lo vedi, cioè in fin di vita l'orso gufo. Ok. Gil-galad. Cioè, a meno che, non so, rimane lì il drago. Sì, sì, sta là. Ok. Allora, è in fin di vita, hai detto, giusto? Sì. Ok, allora io miro a questo qua in alto. Sempre con sharpshooter. Ok. Ricordiamoci di togliere un meno 5. L'ho preso, no? 22 meno 5, 17 l'hai preso. Ok. Quindi hai colpito quello che stava per morire? No. Quello in alto qua, che sta arrivando. Quello in alto, scusami, quello in alto che sta arrivando. Ok. 22 danni, giusto? Sì. Ok. Ok, gli prendi una delle frecce e gli si conficca praticamente sulla spalla, quasi nel collo. Gli hai fatto molto male. Godo. E quindi lui sta correndo verso di voi e l'hai rallentato, però continua a correre. Allora invoco un'altra freccia e sparo. Ok. Sempre meno 5. 21 meno 5,
16. 13. Comunque l'hai preso, vai. Quindi danni. È questa abilità con i mostri grossi e con poca grassa armatura è ottima. È ottima, sì, infatti, è proprio Ok. per ammazzare i ciccioni. Utilizza a sto punto anche la reazione di Ryu Ok. per ammantare la freccia di luce. Va bene. Altri due danni. Ok, se non smezzato anche, cioè gli hai fatto parecchi danni, parecchi parecchi. Però Ok. sta comunque correndo verso di te cattivissimo. Immagino, ok. Resto là, non c'è posto dove andare. Ok, sta Jalester. Jalester prova semplicemente a finire quello che ha davanti a lui. E incredibilmente tira un critico Gli stacca proprio la testa sì, proprio. praticamente che succede? Che Ryu, dopo avergli smembrato il braccio, con le sue ali fa una folata di vento così forte in faccia che l'orso, visto che perde il sangue, eccetera, si abbassa leggermente. Appena si abbassa, Jalester con il suo enorme spadone tira in alto un arco verso l'alto e gli taglia la testa. Quindi c'è il gioco di squadra ed è addio anche al secondo orso gufo. E la testa rimane attaccata all'artiglio di Ryu. Esatto, che co comincia a provare a toglierselo, fa Che così. Ma schifo. rimane lì. Aveva il suo sangue ovunque. Esatto, schizzi di schifo. Jalester deve fare. Allora, Jalester prova a fare un salto perché ha i cadaveri enormi davanti a sé. Quindi o li salta, proviamo a vedere se ce la fa. Jalester prova a scavalcare uno dei cadaveri dell'orso gufo, che però si rivela essere ancora vivo. E quindi alza uno delle braccia e Jalester cade a terra. Minchia. Una volta caduto a terra, e ora lo segno come caduto a terra, Jalester però infilza nella bocca l'altro orso gufo che non era quello decapitato, quell'altro, che finalmente schiatta, però lui è finito a terra e finisce il suo turno. Adesso sta Yolbir, ai orsi gufo. Quello davanti a voi. Fammi pensare. Prova, Engibook, ti prova a prendere. Quindi Prova a fammi una prendere. prova. Sì, ti prova a stritolare, a prendere con le armi, cioè con le braccia. Quindi con le arms, se mi era venuto in inglese, ho detto con le armi. Tirami un tiro salvezza su forza. Mi sa che qualcuno ti abbraccia, eh. Ma voi No, se vedete mi anche i dati prende. che tiro io? No. Ah, meno No. male. Okay. Quindi lo vedono solo in Mi streaming posso lo vedono. mentire. No, 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 in streaming lo vedono, non posso mentire. Però ti ha battuto. Se Quindi. lo fa lì, uso Indomitable allora. E cioè, cosa fa? Quando fallisco un tiro salvezza, posso rerollare. Vai, rirolla. Che cazzo, Porca via di scuola. troia, Ah, famo. 26. Che forte. Praticamente succede questo. L'orso gufo ti prende. Effettivamente ti prende. Però tu, appena ti ha preso, sei senza armi, cominci, ti innervosisci così tanto che gli dai una testata sulla pancia che gli fa mancare il fiato e perde un attimo la presa e tu sgusci via. Però lui è ancora più incazzato di prima e ti prova a beccare con la testa. Vai, ca. Abbo Classe armatura. Ok. febacchere strum. 16. Allora, con il becco non ti prende, tu riesci a schivare l'attacco, quindi il suo becco
ti colpisce l'aria a 2 centimetri dalla tua testa, però stai per alzare il volto come dire, ah, vabbè, cioè, hai altro, e vedi una zampata che ti arriva in faccia, boom, ti sbatte contro il muro, ti fa 16 danni. Una miseria. Ma fanno 3 attacchi questi? No, ha 2 attacchi più la presa se vogliono, se possono. Minchia. La Sì, presa non ci era un sta. attacco. Me coglioni. Adesso li prendo io 2 attacchi. Ok, quindi ti ha sbattuto. Tu praticamente adesso sei un po' rintronato perché ti ha sbattuto contro il muro e sei un attimo disorientato. Il problema è che l'altro alle spalle di Gilgalad, che sta pieno di sangue e con 2 frecce conficcate, che ti carica Gilgalad e fa l'attacco di carica. Eh sì. Mi chiami Favolardia. Ho Allora, 16, allora. 12 A, eh. Vediamo quanto prende. Hai 16 di CA. Ok. L'attacco in carica. Vedi questo enorme orso che. Praticamente occupa l'intero corridoio. Quindi tu stai per pensare. Ora lo evito, ora lo evito. Però quando ti arriva addosso, Come cazzo lo non lo eviti? puoi evitare. Boom! Ti prende proprio dritto in faccia. Ti fa volare di 3 metri. Quindi dove vado? Dietro all'altro orso Scusami, gufo? A di me. 3 caselle, quindi arrivi praticamente addosso all'orso, ma All'altro. non puoi stare lì, quindi arrivi oltre l'orso. Ok. Hai Me che ne lo piglio? piancheggiamo, Jill, Sì, meglio. sarò Sei a terra, ritardato. sei a terra e prendi 24 danni. Pensavo peggio. 24, 69, Nengibu 45. e Ryu devono tirare un tiro salvezza su destrezza per vedere se il corpo di Jill li colpisce. Giustamente. Non avevo dubbi. Non avevo. No, scusa. Devo tirare No, tiro non ti preoccupare. salvezza, hai Sì, detto. tiro salvezza però con Ryu, bravo. Ok, 16 e no, 6. 13. entrambi, beh, tu Nengibu sei così rintronato che ti appoggi un attimo alla parete e Io sto già vedi in faccia Jill alla parete, io volare. sto ancora là, io sto ancora in faccia alla parete così. Praticamente tu senti aria dietro di te, senti. Invece Jill si gira di scatto, evitandoti, e rendendosi conto che sei tu quel proiettile volante. Jill! E sei a terra, prono. Ora sta Engluk. La mia pedina tiene ancora, vedo ancora vita, la vita massima, però vabbè, io ho segnato i danni che mi aveva fatto Ma quel. io invece vedo quella giusta, vedo quella giusta. Ma vabbè. Allora è il mio turno, è il mio Ma tu dove turno. li hai modificati? In scheda, no? Nella scheda, Ok, sì. a posto. Ma io non voglio stare in mezzo a due orsi gufi, Madonna. È un problema. Io non posso fare questo giretto qua così, eh? Cioè, tipo che. Vecchio attacco di opportunità, Ma credo. queste. Ma non mi allontano dal suo raggio. Mi giro attorno, faccio un balletto Però intorno c'è a lui. Ryu che ti blocca, non so, dobbiamo chiedere a Nico. Perché Cosa? c'è Ryu che non so se esiste il body block. No, Ryu non lo blocca, cioè dovrebbe. Però comunque per passare di tutto devi fare comunque una prova di destrezza. Che palle. Mi ha disarmato di quella là col Misty Step, Che puoi prendere però con l'azione bonus volendo. eh? Sì, no, vabbè, ma forse. E però poi dopo per usare Misty Step uso un altro. Usa la tua. Un No, altro. forse se si può usare l'azione bonus, puoi usare la tua azione per usarla. Però poi non puoi fare Non altro. Però attacchi, posso chiaramente. fare. Madonna. Ma io mi devo togliere da qua in mezzo. Questi mi fiancheggiano, mi distruggono. Però posso usare un trucchetto. Adesso sì. No. No, in quale Dipende cosa vuoi modo? fare. Dipende. Dai. Allora,
Dunque, azione bonus per ripigliare la spada della nebbia. Ok, quindi riappare nella tua mano la scimitarra. Misty step per andare dietro questo orso cupo a fianco a Jill. Hai usato azione bonus e azione. Quindi... E uso action surge. Ok. Uso action surge e... Quindi l'azione bonus del guerriero che permette di rifare praticamente un'azione piena. Mi fai vedere il grafico del muro di spine? Quale? Quello lineare, lungo il corridoio. Ok, eccolo qui. Vedete, si acchiappa Ryu. No, dimmi non tu dove la vuoi mettere. Cioè, è così o così? Okay. No, che no, li no. Beh, chiaramente. Quella sinistra, così che non prendo Ryu. E avanti, avanti... a Jill, che chiaramente non prende Jill. Okay. Cos'è che ti chiedo, Nico, una curiosità? Ma è adesso che sono grossi, loro subiscono il doppio dei danni? No, se non c'è scritto nella descrizione dell'incantesimo, no. Se fosse, dovrebbe essere scritto nell'incantesimo che se sono di taglia tot, prendono tot di più di danni, ma non mi ricordo. Ah, ok. Se magari, Salvio, lo metti in chat o lo dici tu. Eccolo qua. Messo. No, non c'è scritto niente riguardo alla grandezza della creatura. Quindi no. Semplicemente... Esatto, per ogni volta che si muove basta. Ok, quindi lo fai. Lo evochi. Sì, sì, sì. Okay. Ma sì, va bene. Quindi questo succede, che ti fai materializzare la spada nella mano. Fai il Misty Step e con il bastone lo alzi e... si... palese, di nuovo questo muro di spine da soffitto a pavimento, che praticamente taglia a metà il corridoio più o meno. Quindi, e loro devono tirare un tiro salvezza. Tu intanto tira i danni, dovresti averli in schema. 7 di 8 e loro un tiro salvezza su destrezza. Sono 7 in totale, quindi 19 più 11, 30. 30, ma hanno entrambi superato il tiro, quindi prendono la metà dei danni. E vabbè, 15 e 15. Almeno non si muove quello stronzo da là dentro, cioè o comunque per muovere. Non può fare la carica un'altra volta, sicuramente. Sì. Allora, l'Aulbiar, il gufetto che era alle spalle... Vedi proprio che dopo la carica e ha slanciato Jill lontano, si è alzato su due zampe. Ma c'è dell'altro. Cioè? C'è l'action surge, mi fa fare pure la bonus action un'altra volta, no? No, solo l'azione. Ah, ok, perché sta scritto è possible bonus action. Okay, no, okay. Cioè o l'una o l'altra, nel senso un'altra azione hai. Okay, l'orso cupo si tira sulle due zampe quando tu evochi il muro di spine, che quindi praticamente lo trancia a metà e le due parti dell'orso cupo cascano, o meglio si appoggiano alla parete, perché poi è schifo. È schifo, che sono enormi. Ciao orso cupo. Questo invece davanti a voi viene colpito tutto su un lato, però lo vedete che anche se ferito sta ancora bello pimpante. Ryu. Vai, fiancheggia Ryu. Lo picchio. Vai, tira con vantaggio. Ah, non c'era bisogno di tirare con vantaggio. Ok, tira i danni. Boom. 11 danni, molto bravo. Ryu sta facendo un botto di danni in questo combattimento. Ok. Sì, ma è incredibile comunque. Non sto tirando sotto il 5 su un di 6. Adesso Ryu rimane lì?
Sì. Ok, quello che fa è con l'artiglio incastrato con la testa dell'altro ossobuffo, comincia a picchiare Ah, l'altro per provare a togliersi. Quindi sangue che schizza, però lui, la testa del compagno che sta colpendo praticamente sulla schiena l'altro. sembra tipo la scena là di Hunter x Hunter quando stacca il braccio a quello e glielo conficca nel petto, il suo Esatto. stesso braccio. Gilgalad. Io, come Gilgalad, sono rintronato a terra e mi sento veramente scombussolato. Quindi, rimanendo a terra, mi casto un Healing Wounds Ok. e rimango comunque prono perché, insomma, la legnata che mi ha tirato il Barbagianni qua mi ha fatto parecchio male. Giusto. Quindi devo tirare un Cure Wounds di livello 2, facciamo, è un D8. No, tiralo dalla scheda. Hai incantesimi, nella scheda hai attacchi, tira il Cure No, non ce l'ho Wounds. qua, Dagli amico mio. incantesimi, tiri Cure Wounds e ti dice di che Ah sì, livello. Ti t'ha ragione. dice livello 2 e lo tira. È andato, l'ho tirato. No, devi tirare anche il livello. Vedi che ti è uscita una freccia, una dietro la Eh no. scheda. Abbassa la tua scheda. Vedi che ti è uscita la richiesta di che livello? No? Hai ragione. Vai. Perfetto, bravo. Così almeno hai imparato anche come. Ti curi di 5 punti ferita. Perfetto. Il modificatore l'ha già aggiunto in 5, automatico? sì, ha Perché aggiunto tutto in automatico. che 5. schifo. Ok, va Hai bene. tirato fail, Va bene, Hai tirato veramente molto basso, 2 e 1. dai. Mi Ok, accontento e e rimani passo. lì. Ok. Ma nulla. Sta Jalester che invece Combussolato. si rialza. E cosa fa? È bloccato lì. Jalester rinfodera il suo spadone, tira fuori, estrae un pugnale. E lo lancia verso l'orso. E lo prende. E gliene tira pure un altro. Quanti ne ha sto qua di spadoni? 8. No, no, sta lanciando i pugnali. Ah, avevo Adesso. capito Lo spadone. spadone l'ha riposto e sta lanciando i pugnali. Ha beccato con tutti e due i pugnali che si conficcano nel lato destro, opposto a quello degli spine. Quindi vedete che quest'orso sa dei pugnali conficcati su una spalla. Un cactus è in Sì, è pratica. un cactus, esattamente. Adesso però sta a lui, che lancia un ringhio. Gilgalad, tirami un tiro salvezza su forza con svantaggio perché sei prono. Già sono KO, povero me. Ok, Sette. non riesci, quindi l'orso ti prende da terra, ti senti sollevare, stai tutto rintronato, Sì. ti guarda con rabbia e ti butta nel muro di spine. Quindi, Dio, qual è il ma danno del passaggio nel muro di spine? c'era scritto sopra 7 di 8. No, ogni volta che ti muovi c'è scritto 7 di 8 ogni volta. Sì. Ok. No, la prima volta che entri, la prima volta che una creatura Ah, entra nel ok. muro, o che finisce un turno, o che finisce un Ok. turno Allora tira i limitato. danni, Salvio, tirali tu dalla scheda. Cioè, Vai, tu fammi dici. male. Ma vabbè. No, Io dico comunque che poi mi. io vale come attacco questo. Ti dico che mi puoi uccidere. Certo, vale dell'orso gufo. Sì, perché Perché lo sta vabbè, comunque scaraventando nel muro di spine. uso Sentinel che gli faccio un attacco. Ok, però intanto vediamo prima quanti danni fa Intanto Gilgalad. vediamo se mi uccidi. Meno male, vedo dei tre.
No, però ne hai tirati solo 5. Eh sì, è perché 5 ne posso tirare massimo da qua e poi altri 2. Ok, 22. Vabbè, saranno mica dei danni questi. Vabbè. Li prendiamo, li prendiamo. Quindi praticamente, Gil, tu vedi prima questa massa enorme dello sputo. E poi vedi questo muro di spine, vieni praticamente catapultato dentro. Il precipizio là così. Fatti lo salvezza dove ti ha buttato. No, lo no. Fallisce automaticamente. Perché wow. L'ha catapultato dentro, cioè non può farci niente. Ok. E adesso si gira verso di te, Engbook. Però prima ci faccio l'attacco a questo niente. E poi su niente. Stavolta l'attacco con l'altra scimitarra, tanto con l'altra scimitarra non serve a niente. Se non no, hai il bastone e la scimitarra in mano, quindi vale come per l'altra. Vabbè, però come okay. Quell'altra. Vai, colpito, tiri i danni. E uno e due attacchi. Due? No, la reazione è uno solo. Ma no. La reazione è un attacco. Ok, lo colpisce, gli fai anche parecchio male, ma lui si gira e ti prova a beccare. Un solo attacco rimasto. Classe armatura. Ti prende. 16. Praticamente ti colpisce sulla spalla opposta a dove hai tutta la ferita del. Quindi. Proprio storpio totale. Il becco che ti entra. Colpisce l'armatura, te la macca un po' e ti fa un bel bozzolo sotto. Sul trapezio, diciamo. Madonna mia. E ti fa 15 danni. Tengo le spalle rovinati, cioè comunque... Sì, ti serve un massaggio shatsu. Madonna. Ok, Engibook, sta a te. Cazzatissimo contro questo. Allora, iniziamo a fare un po' di danni. Attacco. Lo prendi, tre danni. 3, no, ok. Ok. Primo attacco, secondo attacco. Lo prendi, tre danni. Okay. 7. Ci faccio... quando colpisci il primo attacco, l'orso sta per buttarsi nuovo su di te, perché lo vedi proprio irato, c'ha un sacco di sangue gli cola. E sta per beccarti di nuovo. Però è lo stesso movimento che ha fatto appena poco fa. Te ne accorgi? Cambi mano con la spada e lo impali praticamente. Ah, come godo. Ah, oh, che bella. E l'ultimo degli orsi ha fatto una brutta. E uso l'azione bonus per togliere il muro di spine, povero. Giustamente. Povero anche perché Gil, se no... Povero Gil. Ok. Esatto. Allora, io qua devo già andare a dormire. Cioè, devo già bisogno di un riposo. Vedete, allora, già l'essere che si rialza piano piano, un po'... cioè, non messo male, però comunque provato. Si rialza con un sospiro e si butta giù tutta la polvere, un po' di sangue c'è addosso. Ryu a terra. Anche lui fa un po' di... sbuffo di polvere e atterra in una pozzanghera di sangue lasciata dall'orso. Finalmente, sbattendo una delle zampe contro il muro, riesce a levarsi la testa di quell'orso gufo dalla zampa. E ci sono 4 cadaveri enormi di orso gufi davanti a voi. Uno decapitato e uno fatto a metà contro una parete e metà contro l'altra nel corridoio. Cioè, parlo di questo qui. C'è odore di sangue, anche carne bruciata, perché il colpo elettrico e di fiamme di Engbook hanno avvolto uno degli orsi gufo. Quindi già il pelo dell'orso gufo che sta alla vostra destra sta ancora bruciacchiando, anche se non è proprio un incendio, è molto umido, quindi sta bruciacchiando, c'è proprio quell'odore che vi causa un po' di conato. E c'è di nuovo la calma. Già l'essere vi guarda e fa... Cominciamo bene.
almeno spero che avrai capito che puoi fare affidamento su di noi, ce la caviamo bene in fondo. Ho visto, bel volo, Gilgalad. Io non dico niente, mi ricasto ancora cura ferite. È una nuova tecnica che sta imparando in combo con Ryu, devo per volare con lui. io mi faccio un second wind. Okay. Ma possibile che mi curo così poco? Hai tirato due hai tirato uno e uno. Cioè, hai tirato... Wow, io ho tirato uno. Quindi bene. Più il fighter lei, no, 10 mi curo. Sì. Ma che palle, oh, mamma mia. Già l'Esther fa la stessa cosa, sai? Tiramelo tu, dai, così lo vediamo tutti. Tirami anche il second wind per... per lui. Due. Ok. Due più il fighter level. Yes. Sa che ci dobbiamo riposare un po'. Già. No, ma Nico, guarda che è... Scusami. È... Una creatura toccata riceve un numero di hit point uguale a 1 di 8 più your spellcasting ability modifier. Quindi hai fatto 1 più 2. 1 più 2. Poi hai tirato il livello successivo, hai tirato 1. Quindi hai tirato 4 in tutto. Ok. Hai tirato 2 assi per questo. Ok, allora i cadaveri di Ossigufo li lascio qui a memoria o li cancello per fare spazio sulla mappa? Ma li puoi lasciare. Sì, lasciali lì, va. Ok. E così li lasciamo lì e se nessuno li sposta, quando torneremo qua ci saranno le carcasse putrefatte. Esatto. Quello che non io vorrei tirare una tura. Sì. Per capire se gli Ossigufi hanno becchi, artigli, qualcosa, o piume, che cazzo ne so. Di raro o di comunque importante. Tirami un tiro su natura. Intanto, mentre tu vedi questo, Engibuk e anche Jales, insomma, vi accorgete di essere in una stanza che ha una porta in fondo, che la vedi anche tu a sud, qui ha una porta, e sembra quello che essere un ex accampamento, un accampamento abbandonato, poiché ha una... un focolare ormai ma spento e abbandonato da tempo, non parliamo di ore, parliamo di boh, chissà quanto tempo. Ci sono anche dei letti, dei sacchi a pelo impolverati, lasciati lì con qualche cassa di cibo andato a male, ma soprattutto nell'angolo in alto a destra della mappa, per intenderci quello più vicino a Jalester, vedi che ci sono dei cadaveri ammucchiati e smangiucchiati, non sai bene cosa siano. Ispeziono. Ok, Jill, tu riconosci che sicuramente hanno degli artigli e un becco che, di creature mostruose, molto grandi, poi che se possano valere o no non hai proprio idea. La lascio là e me ne sbatto. Engibuk tira, cioè aspetta, indaghi nel senso che ti avvicini solo per vedere meglio, o vuoi proprio... Però se c'è... Allora io ti dico cosa vedi da vicino, e poi tu mi dici se vuoi indagare o no. Ok, ok. Vedi che ci sono almeno 3 cadaveri di bugbear ammassati. Altri 3? Bugbear però, sono dei... Ah sì, scusami, sì, ok. Li avete incontrati, quelle... ve li faccio vedere. Sì. I goblin un po' più grossi. Sì, ne avete anche convinto uno a stare con noi. Sì, uno dei generali di... Rivedere. Lo faccio vedere anche a chi è lui. Eccoli qua, sì. Questi sono 3 cadaveri di bugbear e uno... di una creatura che tu già hai visto ed è un cervello con le zampe e sono tutti ammassati lì.
I bugbear, vabbè, non ci sarà niente. Vabbè, ispeziono giusto se ci sono dei vestiti, qualche tasca facilmente raggiungibile, se ci sono armi utili. Tira. Indagare. Ok, indagare, allora ha tirato un bel 16, quindi 11 più 5. Handbook, trovi un paio di mazze di Morningstar, per intenderci, però non è che sono in buono stato, sono anche un po' arrugginite, non messe chissà che. Quello che trovi, che però è una delle tasche, in uno dei bugbear, la casacca con una tasca da cui spunta un foglio ripiegato di pergamena, e quando lo prendi c'è solo una frase scritta sopra, che è: tanti quanti sono le stelle del cielo. Ma vaffanculo. Okay. Ti ricordi? Sì, come no. La leggo e dico che la so già. Vabbè. Qui niente di interessante. Trovato qualcosa, Jill? No, sono delle bestialità. Non, che io sappia, non valgono niente. E come stai? Hai fatto un bel volo prima. Guarda, tolgo il dito e vedi proprio che schizza sangue. Rimetto il dito, tipo rubinetto. Sì, in effetti Gil-galad è quello che sta messo peggio. E già l'essere ti guarda, fa: hai bisogno? Beh, non ne ho tante, ma posso darti una pozione se non ne hai, se credi sia il caso di usarla. Non ho idea di cosa troveremo oltre quella porta o... Non ho neanche idea qual è il nostro obiettivo, dove vogliamo andare adesso. Cioè, dove... non conosco questa zona del monte e non so quando abbiamo intenzione di riposarci nuovamente. Allora, siamo questa appena zona... entrati, quindi non direi di fermarci adesso. Questa zona, Master, questa è la stanza dove io sono quasi morto. Non è... aspetta che mi ricordo... Cioè... No, non è questa. Bene. Ok. Comunque sia... Già piuttosto... dicevi che... Scusa, Gino, dimmi. Stavo dicendo che piuttosto che aprire quella porta potremmo andare a vedere verso di là, e indico qua il corridoio da dove è arrivato l'unico bugbear. Owlbear, cioè lo so. Sì, scusa. Guarda, possiamo anche andare, possiamo anche tornare sui nostri passi. È giusto per esplorare, non si sa mai cosa potrebbe arrivare alle spalle. E soprattutto io non riconosco questa stanza, quindi una strada vale l'altra. Dobbiamo cercare di raggiungere il bazar dei goblin, che lì potremo riposarci. Giusto. Ok. Non sarà molto lontano da qui. Allora proseguiamo per il corridoio. Sì, dai. Angiebook, puoi aiutarci con l'incantesimo passare senza traccia, visto che lo puoi lanciare? Sì, certo. Lo ricasto. Ok. E in quel momento pensi... strano che un guerriero come lui conosca così bene un incantesimo che peraltro hai lanciato una volta e di sfuggita davanti a lui. La noto questa cosa. Sì, sì, cioè, la pensi. Sì, sì, la penso proprio. Sì, sì. Allora glielo chiedo. Dico, hai esperienze di incantesimi di questo tipo? Non molta, ma il mio
retaggio mi permette di utilizzare alcuni frammenti di magia, tra cui questa abilità. Ne ho un uso limitato, però preferirei usarlo quando è opportuno e quando tu non puoi. Preoccupare questa per quanto riguarda questo specifico incantesimo, posso castarla praticamente sempre a meno che qualcuno non mi blocchi il bastone, come è Ah, capitato. questa è un'ottima notizia. Direi di fare ancora più attenzione di prima. Ci è andata male prima. Cerchiamo di fare in modo che non ricapiti. Sì, speriamo. Anzi, piuttosto gli altri incantesimi invece, sempre quelli del bastone, come il muro di spine che avete visto prima, adesso non potrò più ricastarlo, quindi evitiamo assolutamente combattimenti così intensi. Ho una proposta, visto che Jill è messo parecchio male e anche tu mi sembri abbastanza provato. Potremmo sfruttare una piccola pausa qui dentro. Non credo che ci siano altre di queste creature qui nelle vicinanze. Quando dico piccola pausa intendo un'oretta, giusto il tempo per riprenderci appena. Io prima di riposarci preferirei vedere cosa c'è oltre il corridoio per stare proprio tranquilli. Come vuoi, lo facevo più per te. Allora facciamo così, stai di retroguardia. E mentre dice questo salgo anche a dorso di Ryu e mi lascio e lo cavalco, insomma. Bene, Ryu, dagli un occhio, dice, già l'essere passando vicino al drago. E senti una leggera onda di divertimento, Ryu, che intanto ti dice nella mente, te la sei vista brutta, Gilly. Cerchiamo di stare più attenti, non vorrei perderti già all'inizio della missione. Scusa se ti ho colpito prima, è che diciamo che mi sono fatto un po' prendere dal panico e la mano non è rimasta ferma. Senti prima un'onda cioè come se Ryu stesse per prendersi gioco di te, poi però senti un'onda di comprensione. Tranquillo, Jill. Anche per me non sono abituato a questi spargimenti di sangue. Fare del male a queste creature, sebbene siano selvagge e credo cattive, non mi fa piacere. Quindi anch'io ho avuto i miei momenti no durante queste battaglie. Spero che ci faremo il callo. D'altronde è anche questo l'allenamento che ci hanno mandato a fare. Ah sì, direi che fa parte del programma. Comunque ti tolgo questa. E gli strappo la freccia che gli ho conficcato. Ai! Senti, Direi. grazie. Prego. Vedi che la ferita della freccia è aperta, ma piano piano si richiude con una luce biancastra sulla pelle del drago. E Ok. mentre Jill sale in groppa a Ryu, già Alessia e Rengiv aprono la strada verso il corridoio a nord, la stanza che avete appena lasciato torna silenziosa. C'è un piccolo movimento
di uno dei cadaveri dell'orso gufo che era rimasto un braccio in bilico e per la gravità cade a terra con uno sbuffo di polvere. Poi torna il silenzio mentre le vostre figure si allontanano verso nord. E riprenderemo da qui la prossima volta. Bentornati nel sottomonte. Minchia. È andata Almeno. abbastanza bene. Non è morto nessuno. Non è morto nessuno per Infatti. ora. Scusate, ti chiedo una cosa che non ho capito. Ma già Lester andava a segno perché non lo dicevi e non capisco se andava a mosche o colpiva ogni tanto. No, ha sempre colpito. Ah, ok, bene. Non lo sapevo. Cioè, non l'avevo capito. Ha sempre A colpito, quindi è parte quando ha decapitato. tagliato la testa, Ah. le altre volte non lo stavo Sì, capendo. poi ha lanciato anche i due pugnali che ha recuperato Pugnali. perché sono andati a segno. Giusto. È andato sempre a segno. Più che altro, la cosa particolare, tu Engibook non avevi mai visto questa abilità che si... È una Infatti cosa che glielo ti... dirò. Cioè, Sì, la prima magari... volta Ah! che vedo combattere come si chiamavano Un quelli cavaliere dell'eco? dell'eco. Cavalieri dell'eco. Dell'eco. E un'altra cosa che io ho dimenticato come si chiamavano appunto queste persone I Genasi. Genasi. Lui, quello che ha detto, è un Genasi della Terra. Della terra. E ti chiedo un'altra cosa, le frecce io le posso recuperare? Considera che si dovrebbe tirare un dado, così, però io faccio molto più semplice. La metà delle frecce che scocchi sono, le reputiamo irrecuperabili o rotte o in qualche modo. L'altra metà, Ok. se vuoi, le puoi recuperare. Ok. Semplicemente facendo una media senza tirare ogni volta i dadi, anche perché sennò Giusto. ce ne dimentichiamo. Quindi non ci ripossiamo, andiamo direttamente. Sì, adesso riprenderemo dal momento in cui state rimandando verso nord da dove siete arrivati. Avete fatto molto poco nel sottomonte, però c'è stato un bel po' di battaglia e soprattutto adesso però siete di nuovo qui. Vedremo la prossima Soprattutto volta abbiamo dove rimanete. iniziato tardi. E Esatto. ho avuto la mia vendetta contro gli orsi gufi. Wow. Esatto. Oh, due di loro, tipo, mi pare che il colpo di grazia gliel'ho dato io, quindi bella soddisfazione. Sì. Allora Soddisfazione. Ah, salutiamo. quello lì l'ho tagliato a metà. Sì, infatti. Salutiamo tutti i tantissimi follower che ci hanno seguito. Vi Ah, ricordiamo che sì. queste live saranno poi ricaricate su YouTube. Dei riassunti già presenti sul canale YouTube. Ci vediamo sicuramente martedì prossimo, martedì sera, per la live con il gruppo di superficie. Buonanotte a tutti, buonanotte ai giocatori Buonanotte. e Ciao. alla prossima, ragazzi.